per me è stato ed è molto interessante partecipare a questo tavolo, anche perché sono anche di recente, sono entrato di recente sul tema supply chain, quindi per me è l'occasione di raccogliere informazioni profonde di vita vissuta, è molto importante. E devo dire che ritrovo molti titoli, alcuni titoli che sono stati discussi fino ad ora su questo tavolo, anche in quello che un'azienda di tecnologia che fornisce soluzioni software sta cercando, con una vista certamente internazionale, sta seguendo come strategia, quindi tema di semplificazione, tema di collaborazione, la possibilità di gestire non forecasting di tipo solo statistico, ma guidato dalla domanda, quindi legato a promozioni, tutte quelle tecnologie abilitanti. Che oggi esistono, esiste anche una, chiamiamola anche rivoluzione di tecnologie che stanno portando alla realizzazione di soluzioni anche più semplici da utilizzare, più veloci da implementare, che permettono una gestione di dati strutturati e non strutturati Qual è notevoli. la domanda di tecnologia? Così come poi chiederemo a Percam qual è la domanda di servizio che viene chiesta, diciamo, al mondo degli operatori, e cosa chiedono gli utilizzatori invece? La tecnologia moderna, che caratteristiche ha? Sì, deve essere semplice da introdurre in azienda, veloce, ridurre i rischi di un investimento, per cui non progetti enormi a rischio che magari se durano un anno possono cambiare anche, come dire, può cambiare l'azienda, no? Ma L'incertezza, appunto, un'adozione. gestisce l'incertezza. Esatto, e l'incertezza è proprio la base. La fluttuazione della domanda a livello internazionale ha un impatto enorme sulla supply chain e soprattutto su quello che sono le soluzioni tradizionali che devono cambiare. Sta cambiando anche il consumatore sempre connesso, c'è la tematica dell'omnichannel, vuole ordinare in qualsiasi momento, è molto più preparato perché prima di fare un acquisto fa ricerche, almeno io prima di acquistare qualsiasi cosa vado a vedere opinioni e ormai. Vorrei dire, le nuove generazioni lo fanno ancora di più in maniera anche più veloce e quindi Quindi è più il mondo delle preparato. grosse rassicuraliste della spesa sempre più frequente attraverso mobile, Sì, quindi naturalmente. esatto. Quindi gli investimenti di SAP su queste tecnologie abilitanti sono stati enormi anche negli ultimi 5 più anni, ma specialmente in questa rivoluzione. Da diversi anni ci sono queste tecnologie in memory che permettono di far risiedere i dati. Non solo i dati tradizionali, ma enormi mole di dati, anche non strutturate, quindi dati che provengono dai canali social, non solo Nielsen con i suoi mercati che ha le sue strutture o tematiche di collaborazione di AI, ma anche dati non strutturati da cui io posso diciamo arricchirli, semplificarli, ma portarli, mi possono dare dei segnali molto importanti per migliorare, ad esempio, quello che è il forecast a breve. SAP ha creato nell'ambito supply chain la soluzione Integrated Business Planning, dove ha incluso una serie di componenti che possono essere utilizzate in un'adozione ovviamente incrementali. La prima è la componente per il processo di Sales Operation Planning, che ha tematiche proprio che legano la collaborazione interna tra le varie strutture, quindi la vista commerciale, la vista marketing, la vista i vincoli anche di supply chain, e quindi è uno strumento non solo di collaborazione interna, ma anche permette, utilizzando la tecnologia in memory, dà proprio uno strumento per la creazione di scenari, what if, con, non so, un'analisi, leggevo dei numeri, 480 miliardi di record in meno di un secondo, quindi c'è motivi fino a ieri impensabili, ma io vado a cambiare una serie di parametri su queste viste e il sistema in pochi secondi mi dà l'impatto che ho sia in termini di quantità che in termini finanziari e di marginalità. Per quello che riguarda l'organizzazione della giornata molto interessante come organizzazione, diversi spunti e contenuti, soprattutto la possibilità di ascoltare 12 realtà e casi aziendali nell'ambito focalizzato della supply chain, che per noi è un contenuto molto importante che portiamo a casa.